Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come salvare la configurazione per UAE emulatore per Amiga MSX e Commodore. Va bene? Magari avete notato quando andate a chiudere gli emulatori dobbiamo sempre inserire il file Kickstar e adesso vi farò vedere come salvare la configurazione senza già con il file Kickstar preimpostato. Ok, per chi non sapesse ancora configurare l'emulatore, vi lascerò il link in descrizione del mio video precedente dove ho fatto una guida come configurare l'emulatore. Va bene? Adesso continuiamo. Per prima cosa dobbiamo andare sul gioco. Ad esempio io apro Formula 1 GP e se vedete io in basso a destra selezionando i giochi, vedete, mi darà il nome dello stesso gioco che ho configurato. Dobbiamo andare a cambiare il nome per andarlo a salvare, se no si salverà sulla configurazione che abbiamo già salvata. Dopo si avvierà posto di avviarsi per dire Turrican, si avvierà F1 GP. Quindi andiamo in basso a sinistra, gli vado a cambiare il nome. Dopo vi farò vedere nel tag caso sbagliate come cancellarla. Va bene? E clicchiamo su questa icona dell'hard disk. Vedete? Vi salverà la configurazione a sinistra. Questa guida è molto utile magari per qualcuno che non usa l'emulatore, dopo tanto tempo vuole andarlo a riutilizzarlo senza andare a configurare tutto, vi darà già la configurazione preimpostata. Nel tal caso che sbagliate, adesso vi avvio un gioco per darvi la dimostrazione della configurazione già preimpostata. Ho cliccato due volte sul gioco per avviarlo. Ok, facciamo yes così per darvi una piccola dimostrazione. Ok, come vedete il gioco si avvia. Dobbiamo aspettare che si carica e possiamo giocarci. Va bene? Se per caso sbagliamo la configurazione, dobbiamo andare nella cartella dove abbiamo salvato il nostro emulatore WinUAE, come vedete, e andare qui su configurazioni. Va bene? Vedete, ci sono tutti i file preimpostati. Ad esempio, cancello il file di prima, F1GP. Però anche se ci risulta qui, basta uscire dall'emulatore e riaprirlo. Vedete? Il file non c'è più. Ok, quindi vi ho dato anche una piccola dimostrazione. Se per caso sbagliate, dovete fare questo procedimento. Va bene? Quindi spero che questa guida vi sia stata utile. Vi aspetto per le altre guide su FSUAE. Per emulatore Amiga, perché si possono fare tante cose su queste emulature rispetto al vecchio WinUAE che usavamo nel passato. Non vi preoccupate, vi porterò altre guide e ci vediamo al mio prossimo video. Grazie a tutti che mi seguite, grazie ancora che mi lasciate tanti like e grazie ancora per i commenti. E buon retro gaming a tutti. Ciao. Ah, un'altra cosa, scusate, che ho dimenticato di dirvi. Vi lascio sempre in descrizione tutti i link dove potete trovare l'emulatore e tutte le varie informazioni. Quindi le descrizioni le leggete perché sono molto importanti. Ok? E buon retro gaming a tutti. Ciao!